non capito che le volte si andava a letto. Io vado a letto, poi. Io andavo a letto. Ho detto che prima delle 10:30. No, ti sbagli, guarda. Comunque, cominciamo col primo. Va bene. Claudio. Il partito tutto grande, no, io ho ascoltato con molto interesse gli interventi che hanno fatto i quattro relatori e devo dire che mi identifico molto con le cose che sono state dette, però io credo che ci sia un punto basilare, che la campagna elettorale ci ha fatto conoscere una realtà che noi non conoscevamo. A me non era mai successo che la gente al mercatino di Via Bari passasse tra giù il finestrino e mi dicesse LED, oltre al suo finestrino. Mai. Ho avuto discussioni, però due o tre che arrivassero, zoff finestrino, LED. Mai. C'è il pulsante. No? Voi capite? Voi togliti questi tempi di tempo. Voi capite che faccio questo esempio per fare capire qual è stata la difficoltà. E considerato il fatto che in questo partito, dopo una vicenda, che fu la vicenda Guazzaloca, che se vi ricordate portò a un cambio di gruppo dirigente totale, con una discussione nel partito forte, gli altri fatti, qui si deve parlare di Del Bono, non hanno portato a nessuna discussione del perché certi fenomeni sono avvenuti. Stavolta nel partito, credo che non ci possiamo permettere questo, assolutamente. Noi dobbiamo capire cosa è successo. Uno è il finestrino, non uso il pulsante, uso la manetta. La seconda, che è comunque stata dirompente, tra l'altro voglio sgomberare il campo della strumentalità. So cosa vuol dire essere buttati innocentemente su una pagina di giornale il giorno del matrimonio con dietro la finanza e le manette. Ha riguardato me una domenica mattina, una pagina intera del Carlino, prima pagina di cronaca locale, ok? Assolto con il GIP che quando motiva la richiesta di archiviazione per tutti quelli coinvolti scrive alla fine che non c'era neanche il presupposto per iniziare l'indagine. Chiaro? Quindi hanno tutta la mia solidarietà i 42 se ne prova contraria di condanna. Però il fatto che è successo non solo in Emilia, da altre parti pone un problema. Il gruppo dirigente del partito non c'è, il gruppo dirigente di un partito non esiste, il partito non ha governato e non ha governato dei processi politici. Questa è la realtà dei fatti. È inutile che ci nascondiamo. Un'entità, un ectoplasma che non c'è, che non ha governato niente, che ha lasciato andare come andava, che tutto andava bene. Questo è il punto. Questo è il punto. Perché se no questi fatti non sarebbero successi. Chiaro ed evidente, non c'è stata discussione, non c'è stata possibilità di entrare nei meccanismi di certi processi e questo oggi è il risultato. Dall'altra parte, altro dato politico, io non credo che il Jobs Act in quanto tale sia stata fonte di astensione. Quello che sicuramente ha pesato e che è andato nelle delegazioni sindacali, ha girato, se ne è reso conto, è stato un altro fatto. Il mancato rispetto e coinvolgimento della controparte sindacale, di tutte e tre le organizzazioni sindacali, CGIL, CISL, UIL, dove state attenti, voglio essere chiaro, col sindacato si può anche trattare e rompere una trattativa. Quello che non ti puoi permettere come partito popolare di sinistra, che tu non rispetti un'organizzazione sindacale. Non è possibile. Non esiste. Perché io posso essere d'accordo, ma io non ti dico alle 8 ci vediamo e alle 9 vado via e non ti ascolto e non dico niente. Non esiste. Quindi non è nel merito del provvedimento, perché sapete quanta gente, mentre facciamo i banchetti, vi sarà capitata anche voi. Delegati, sindacato pensionato. Io credo che l'estremizzazione che hanno fatto alcuni sindacalisti non mi convince. Io che sono iscritto al sindacato, che ho fatto, non mi convince quanto Papignani spara merda zero. Non mi convincono certi discorsi, glielo dico anche personalmente che lo conosco. Ma quello che non posso tollerare è che io non rispetto le organizzazioni sindacali. Non esiste. Non esiste. I corpi intermedi ci sono, sono frutto di un percorso democratico e io non posso non rispettarli. Posso rompere dopo una discussione, anche tosta, ma non posso non riconoscerli. O far finta che non ci siano. Terza questione, rubo le parole ad Anderlini. Cosa vogliamo essere? Bisogna che ce lo chiediamo. E dove vogliamo andare? Non è che possiamo pensare così.
no, che non sappiamo cosa siamo, cosa non siamo. No, io credo che noi abbiamo un riferimento e io credo che la piattaforma del partito ci sia. È un punto importante, bisogna che siamo coerenti, bisogna che siamo coerenti, stiamo sul pezzo e marciamo in questa direzione. Ha ragione Simonetta quando dice: io faccio una campagna su dei valori, non ti chiedo se sei renziano, cuperiano, di bingo bongo, di bingo pallo, voglio che sia coerente sulla linea politica che noi ci siamo dati. Questo è il dato, credo che questo sia il punto. Se queste tre questioni non le affrontiamo nel sindacato, nel partito, scusate, nel partito, ma anche il sindacato se lo deve porre, perché è vero quello che si dice sulla credibilità, bene, allora io credo che questo percorso deve essere sviscerato fino in fondo. Non possiamo scappare, e qui permettetemi, ed ho veramente finito, non è questione che ci sia un regista di tutto o più registi di tutto, è ora di piantarla. La discussione va fatta a tutto campo e il percorso politico va condiviso insieme, creando un nuovo gruppo dirigente che sia all'altezza della situazione, perché se no la prossima volta vanno a votare il 20%. Questa è la realtà dei fatti. Scusa Claudio, però chi ha avuto responsabilità politiche di questa situazione qui non l'andiamo a promuovere assessore.